Buongiorno a tutti, buongiorno, come vi avevamo preannunciato, oggi ancora un sit-in con presidio qui in via Scipione l'Africano. La novità di oggi, la novità di ieri purtroppo, è ci sono alcune novità, dobbiamo dire la verità. La prima è l'avvenuta installazione, lo vedete, ve lo sto indicando, del traliccio di enormi proporzioni che è stato montato qui in via Scipione l'Africano. Il traliccio che contiene già, come vedete, i supporti che a loro volta conterranno i ripetitori di onde radio, di telefonia. Siamo qui al sesto piano di questo immobile in via Scipione l'Africano per testimoniare dal vero quello che rappresenta questo enorme traliccio posizionato praticamente, lo vedete, praticamente a portata di mano. Abbiamo la signora Maria che, come tanti residenti, come tutti i residenti di via Scipione l'Africano, manifesta non solo preoccupazione, ma anche stiamo registrando reazioni psicologiche, fisiche e sanitarie di enorme portata. Tutto questo a causa di questo mostro. Mostro per le sue dimensioni, mostro anche per quello che ancora non sappiamo rispetto agli effetti di questi ripetitori. Ricordiamolo, e questa è una preoccupazione che ormai sta investendo l'intera città di Andria e l'intero territorio, ricordiamo che quei limiti di emissioni che anche il mondo scientifico aveva rassicurato essere, tra virgolette, non dico innocuo, ma non preoccupante, quei limiti dei 5 volt al metro adesso diventano di 16 volt al metro. E questo preoccupa enormemente non solo i residenti di via Scipione, ma in questo caso l'intera città di Andria. Quindi la prima novità di ieri è stato il montaggio di questa struttura. La seconda novità è stata il nostro deposito presso il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, del ricorso che abbiamo presentato attraverso lo studio legale del nostro avvocato Giacomo Sgobba. La terza novità, ieri in tarda serata, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che evidentemente, così come avevano fatto purtroppo i suoi assessori, avevano sottovalutato l'impatto violento di questa installazione. Una sottovalutazione grave che ha visto ieri sera il ravvedimento della sindaca, e di questo ovviamente prendiamo atto e abbiamo anche dato atto a Giovanna di questo ravvedimento. Noi sapevamo che l'impatto sarebbe stato così violento, ma se non lo sapeva Giovanna, se non lo sapevano quegli assessori che sono venuti anche qui in via Scipione l'Africano ad alzare le mani e dire non possiamo fare nulla, come mai noi sapevamo del violento impatto e dal comune si accorgono solo ieri sera di quanto violento sia questo impatto? E lo ha riconosciuto la sindaca scrivendo delle cose anche molto significative che noi abbiamo apprezzato, scrivendo quello che noi volevamo leggere e che da tempo stavamo chiedendo che scrivesse. Gli altri assessori, non so se stamattina ci raggiungeranno qui al sit-in in via Scipione l'Africano, così come invito tutti i colleghi giornalisti a venire qui al sesto piano a rendersi conto di cosa stiamo parlando. Spero che anche gli altri assessori vengano stamattina qui a chiedere scusa ai residenti.
scusa per due motivi. Primo, perché hanno continuato a dire, vabbè, a parte le accuse di strumentalizzazione che sono tornate tutte con gli interessi ai mittenti, a parte il fatto di dire non possiamo fare nulla, la legge nazionale europea, ma noi mai abbiamo chiesto di trasgredire la legge nazionale ed europea. Noi abbiamo detto aprite quei faldoni e rendetevi conto di che tipo di impianto verrà in via Scipione l'Africano. Non avete voluto farlo, o se non avete saputo farlo, sarebbe ancora peggio. Perché se aveste aperto quei faldoni, come noi abbiamo ripetutamente chiesto, vi sareste resi conto che non sarebbe stata un'antenna. Vi sareste resi conto prima delle dichiarazioni di ieri sera del violento impatto di questo impianto elettronico. Perché adesso vedete la struttura. Poi lì sotto vedrete le centraline, appesa a quei portanti vedrete i ripetitori e non sappiamo quanti saranno. Quindi se ravvedimento ci deve essere, che sia un ravvedimento totale, globale, che ricomprenda anche le scuse per questi cittadini. Ma noi dobbiamo andare oltre, quindi credo, sono convinto che Giovanna Bruno, la sindaca di Andria, l'amica Giovanna Bruno, verrà stamattina qui a incontrare i residenti e magari a prendersi anche un bel caffè qui al sesto piano, su questa veranda che la signora Maria ha voluto acquistare con i propri soldi, con i propri sacrifici familiari, non perché avrebbe dovuto allungare il braccio come sto facendo io e toccare il ripetitore da 16, non sappiamo da quanti volt. Non lo ha fatto per questo, lo ha fatto perché era sicura che questo luogo avrebbe rappresentato quel nido di protezione per i propri figli. Allora, forse secondo me, chiudo per il momento, qualcuno si è reso conto di un'altra cosa. Si è reso conto che questo ripetitore, questo enorme traliccio, avrebbe potuto essere montato sotto la finestra di qualche altra abitazione. Forse è stato questo che ha destato preoccupazione, anche se tardiva. Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo preannunciato che stamattina sarebbe stata anche la mattinata delle testimonianze dal vero. Abbiamo già fatto tappa dalla signora Maria al sesto piano di un immobile di via Scipione l'Africano. Abbiamo visto quello che tutti vedono da quella prospettiva. Ora invece siamo con la signora Angela e siamo al primo piano di via Scipione l'Africano. E qui l'impatto del mostro è davvero pauroso. Lo vedete anche in questo caso
alle mie spalle, siamo a casa della signora Angela e siamo al primo piano, pensate, di via Scipione l'Africano. Alle mie spalle il traliccio, quello che ormai è diventato per l'intera città di Andria, perché da ieri stiamo registrando non più soltanto quello che i residenti di via Scipione l'Africano da tempo stanno denunciando, ma stiamo registrando anche non solo solidarietà e vicinanza, ma anche preoccupazione dell'intera cittadinanza di Andria, perché solo ora la gente, la politica, la sindaca, gli assessori, solo ora si rendono conto di quello che noi abbiamo detto e diciamo da 2 anni. Noi sapevamo di che mostro si trattasse e se avessero aperto quei faldoni al comune di Andria non si meraviglierebbero oggi di questo impatto violento, di questo manufatto. Io capisco chi oggi sta facendo un'altra riflessione, perché oggi la riflessione che stanno facendo i cittadini di Andria e tutta la politica è un'altra. Oggi ognuno sta riflettendo e sta pensando: oddio, e se aprendo quella finestra dal balcone della signora Angela al primo piano di via Scipione l'Africano, questo enorme traliccio di ripetitori di telefonia lo avessi avuto io di fronte alla cameretta dei miei bambini, come avrei reagito? Questa è la domanda che si stanno ponendo gli andriesi oggi. Poi c'è tutta la storia di questa lama, del pericolo idrogeologico di questo luogo e di tutto quello che attraverso il nostro studio legale abbiamo scritto nel nostro ricorso al TAR. Quindi la questione investe più aspetti. Abbiamo un aspetto legato all'estetica, quindi un ambiente completamente deturpato dove i cosiddetti ambientalisti allineati al potere tacciono, vergognosamente tacciono. Ed è il fatto estetico. C'è l'impatto ambientale, ma c'è anche la sicurezza delle persone, degli immobili e di un intero sistema, anche naturalistico. Quindi noi siamo sempre intervenuti su vari fronti e la risposta è stata sempre quella, una risposta infantile. C'è la legge nazionale, c'è la legge Gasparri, ma chi se ne frega? C'è un'altra legge, c'è la legge della salute pubblica, c'è la legge della precauzione, c'è la legge della tutela ambientale, c'è la legge della tutela patrimoniale. Vi siete fermati agli alibi e con gli alibi non si governa una città. Con gli alibi non si va da nessuna parte, con gli alibi si fa propaganda quotidiana per se stessi, per le proprie ambizioni. Con gli alibi non si governa una città. Quindi oggi le novità di ieri, lo abbiamo detto, le 3 grosse novità, l'installazione del traliccio, il nostro ricorso al TAR, l'intervento di Giovanna Bruno di ieri sera, questi 3 elementi ora siano elementi di riflessione per l'intera amministrazione comunale, per l'intera giunta comunale, ma anche per quel mondo associazionistico asservito, non indipendente e autonomo, silente, allineato.
datevi una mossa, abbiate un guizzo di dignità. Savino Montaruri, io ci sono, e tutti i residenti di via Scipione l'Africano, quella strada da sempre abbandonata che oggi è diventata la più presidiata d'Italia, ve ne stanno dando la possibilità. Noi stiamo dando a voi la possibilità di avere un po' di dignità, di dire una parola. Siete rimasti in silenzio, vergognatevi. Chi credete di rappresentare? Neppure voi stessi, per stare seduti a un tavolo tavutario nel palazzo. A cosa siete disposti ad arrivare? Vergogna! Noi stiamo qui e continueremo a starci, continueremo a testimoniare e vi auguriamo di non aprire un giorno la vostra finestra, il vostro balcone e allungare la mano come sto facendo io, guardate, in questo momento, allungare la mano come sto facendo io, guardate, in questo momento, e prendere in mano il mostro. Il mostro di fronte al quale siete rimasti beceramente in silenzio. Vergognatevi. Ora vedremo se sarà davvero volontà di tutti capire che cosa avete trascurato. Per il momento, da via Scipione l'Africano, ma solo per il momento, è tutto.